abbiamo tanti giovani che sono, come dire, il grande elemento sostanziale del nostro mezzogiorno. Dobbiamo fare bene una politica economica regionale e nazionale che attragga investimenti italiani e dall'estero per un mezzogiorno che possa diventare laboratorio di attrazione di investimenti privati nel paese. Dobbiamo recuperare questo senso di essere e fare sistema, quello che abbiamo definito come Confindustria la collaborazione per la competitività in un paese che vive di confronto e muore di conflitto. Speriamo di farcelo sugli argomenti e contenuti, e quando non ce la facciamo litigheremo lealmente con chi non è d'accordo. Si apre una stagione in cui la questione temporale è il fattore di competitività quanto la stagione di merito, ma mi sembra che i patti sottoscritti con le regioni vadano in una giusta direzione. Il nostro problema rimangono le infrastrutture e anche, diciamo, un mezzogiorno a volte, come dire, diviso dal resto del paese. La questione meridionale deve essere parte di una grande questione nazionale e non può essere, come è stato qualche anno fa, la questione dei meridionali, che non significa che i meridionali non devono assumersi le loro responsabilità, ma noi dobbiamo portare all'attenzione del paese una grande questione che per noi è la questione nazionale, ossia la questione industriale. In realtà l'importante non è, come dire, andare all'estero, perché l'estero aiuta a formarti, l'importante è poi, come dire, che ritornino, e questo dipende non solo da loro, da una politica coerente, da imprese che crescono. È chiaro che l'industria del futuro, la quarta rivoluzione industriale, ha bisogno di profili alti, laureati, diplomati, e quindi si cambia, diciamo, il modo di essere e di fare nella fabbrica, e questo apre dei fronti molto interessanti verso i giovani di oggi.